Siamo alla fattoria sociale. Andrea Nicosi è il presidente. Descrive un po' dove siamo, cos'è questa fattoria sociale? Intanto prima ci troviamo all'interno della riserva del Bosco di Santo Pietro, quindi all'interno della macchia mediterranea. Siamo all'interno della fattoria sociale dove vengono svolte molte attività. Una cosa primaria sono gli ortaggi, la rotina degli ortaggi. Se voi possiamo andare a vedere il lavoro che viene svolto all'interno della fattoria. Gentilmente sono All'interno della fattoria fanno parte molti ragazzi, un gruppo di una quindicina di ragazzi che si dedicano sia all'agricoltura e, come poi potremo vedere più avanti, all'interno della ristorazione. Quando dice ragazze cosa I deve ragazzi, interessare? stiamo parlando ragazzi, io intendo ragazzi della salute mentale, ragazzi che sono seguiti nei vari dipartimenti, ragazzi che stanno nel gruppo appartamento, io li chiamo ragazzi, e quindi nel loro percorso di cura hanno intrapreso questo discorso all'interno della fattoria, dove c'è, in primo luogo, c'è l'appartenenza al gruppo e la scelta di lavorare sia all'interno del terreno, all'interno della ristorazione, è stata libera, non gli è stata imposta da nessuno, quindi si sentono partecipi a 360. Quante persone lavorano qui? 15 ragazzi girano attorno alla fattoria e quindi si sta cercando, e all'interno della fattoria ognuno ha un proprio ruolo. Quindi, partendo già dalla coltivazione degli ortaggi, Questi sono gli ortaggi. qua ci sono gli ortaggi, dove i ragazzi vengono quasi ogni giorno a coltivare, a prendersi cura dell'orto. L'orto è fondamentale perché è quello Sicura che ci dà. dell'orto. L'orto è fondamentale perché è quello che ci dà, che ci permette di mantenere tutta l'azienda, che ci permette di mantenere l'azienda, perché i prodotti che vengono coltivati qua poi vengono utilizzati all'interno della nostra ristorazione, e quindi facciamo il discorso del chilometro zero. Il vostro ristorante è un ristorante particolare, molto frequentato, ottimo. Quali sono i prodotti che voi producete che vengono apprezzati dai Una clienti? cosa fondamentale che noi facciamo e che utilizziamo qua, utilizziamo i grani antichi. Le farine antiche, la tumidia, il Santo Cappello, il Margherito, sono dei grani particolari che danno anche poi la qualità. Tutto viene fatto, anche le pizze. Una cosa particolare sono le pizze. Utilizziamo all'interno delle pizze il crescente, il lievito madre, quindi tutto allo stato naturale. Le pizze sono particolari perché vengono fatte con delle verdure su quello che ci dà la terra. Quindi non è la particolarità di una pizzeria normale come tutti gli altri, è qualcosa di diverso. Molte persone vengono, apprezzano il prodotto, ma una cosa primaria è che apprezzano la cordialità e l'accoglimento da parte dei ragazzi che servono in sala. Siete collegati con altre esperienze nazionali e Sì, noi tutto inizia, regionali? è regionale, tutto inizia 15 anni fa, 16 anni fa. Abbiamo una rete nazionale con altri colleghi, altre realtà di Parma, di Prato, di Firenze, di Roma, dove intraprendiamo questo turismo anche sociale, del turismo rurale, e quindi abbiamo uno scambio. Abbiamo fatto negli anni passati, portato nelle scuole di Prato le arance nostre siciliane, quindi si è fatto una filiera corta. I ragazzi raccogliono le arance qua, arrivano a Prato c'è un'altra associazione, altre cooperative che portano le arance nelle scuole. Quindi abbiamo dato anche un'educazione nelle scuole, una sana alimentazione, che non erano le arance che venivano fuori dall'Italia, ma erano dalla Sicilia. Quindi noi eravamo garante di Quindi questa qualità. buon mangiare, mangiare sano, genuino, salute mentale e forse anche un po' di formazione e spiritualità in questo posto che è molto suggestivo. Sì, c'è molta possibilità, c'è il discorso della doppia comunicazione che viene fatta, sia sul lato sociale, l'educazione lavorativa, però dai nostri ragazzi viene dato anche un senso all'educazione alimentare, che è una cosa fondamentale. Una cosa primaria che mi va di dire è che all'interno della fattoria non vengono cose che sono fuori dal nostro territorio. Tipo, una cosa banale può essere la Coca-Cola, non entrerà mai qua perché stiamo cercando anche da Vino vino locale. locale, non diamo patatine fritte, non diamo ketchup e maionese. Molti bambini vengono e apprezzano, si mangiano le patate fresche con la cipolla, e quindi anche un'educazione sana Alimentare, all'alimentazione. sì. In questo momento siamo qui.